Salve, sabato 4 giugno presso il Salone Consiliare del Comune di La Maddalena si è svolto l'incontro di presentazione della Staffetta Nautica, manifestazione inserita nelle celebrazioni per l'Unità d'Italia, di cui La Maddalena sarà una delle 70 tappe. Il servizio di Andrea Nieddu. Il primo approdo sui nostri lidi della Staffetta Nautica è avvenuto alla Maddalena sabato scorso, quando è arrivato il testimone partito da Imperia lo scorso 22 maggio. Dopo questa tappa ci saranno numerosissime attorno all'isola, tra le quali a nord Castelsardo, Stintino, Alghero ed Olbia per chiudere. La cerimonia ufficiale si è svolta nel salone consigliare del comune maddalenino, un incontro in cui hanno preso parte il sindaco di La Maddalena Angelo Comiti, il delegato per la nautica dell'ente camerale Italo Senese, ma anche i rappresentanti della Capitaneria, della Marina Militare e del Parco. Il ruolo del mare, ha detto Senese, riveste un'importanza strategica in un momento in cui si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia. Per un paese con migliaia di chilometri di costa, il mare unisce ed allo stesso tempo rappresenta una risorsa economica, turismo, pesca, cantieristica da tutelare e valorizzare anche attraverso il ruolo ricoperto dalle assonautiche territoriali. Scopo della manifestazione diventa perciò, oltre a quello di ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia, anche quello di valorizzare il mare italiano e di chi vi opera e dare spessore alle strategie, alle assonautiche che operano in tutta la costa italiana. Il tutto a beneficio di un sistema in cui sono ancora da valorizzare le grandi opportunità offerte dalla centralità del nostro paese nel bacino del Mediterraneo, con i suoi 8.000 chilometri di costa. In vista del referendum del 12-13 giugno, Michele Esposito si è recato presso gli stand informativi allestiti in Piazza del Comune. Siamo al gazebo della coalizione isolana del centrosinistra, con insomma i partiti promotori del sì ai referendum del 12 e 13 giugno, con Pasquale Bucaria per il PD e Jerome Tuscheri per Sinistra Ecologia e Libertà. Chiediamo prima di tutto a Pasquale qual è il senso di questo referendum e quali sono le aspettative della coalizione nei confronti dei risultati che stiamo aspettando. Tanto le aspettative che ci aspettiamo come coalizione è che superiamo il quorum e poi fare capire che l'importanza del voto, e soprattutto è chiara che è il sì per fermare la privatizzazione dell'acqua, è l'unico bene che comunque noi ci ritroviamo ed è giusto che rimanga un bene pubblico e non che venga dato ai privati. L'importanza più che politica, penso che l'importanza sia rivolta a tutti i cittadini di qualsiasi colore politico siano. Io poi una cosa voglio ricordare, quest'isola già si è espressa con un quorum devo dire superiore al 50% per quanto riguarda no al nucleare, non che in quest'isola non vengano fatte centrali nucleari, e in questo referendum prossimo 12 e 13 c'è da fare un altro sì per impedire proprio la costruzione delle centrali. Oltre al referendum sul nucleare, gli altri tre quesiti riguarderanno l'acqua pubblica e il legittimo impedimento. Chiediamo per questo a Jerome quali sono le intenzioni di voto della coalizione per questi quesiti e quali sono i risultati che in qualche modo sperate di raggiungere. Tanto per iniziare ci aspettiamo di raggiungere il quorum e dopo la batosta elettorale del governo alle ultime amministrative non può che andare a finire così, quindi assolutamente supereremo il 50% degli elettori. Ovviamente le risposte da dare sono tutte sì, sì e sì, sono quattro sì per dire quattro no. Giuseppe Bonanno, presidente del Parco Nazionale, come vedi, quale sarà insomma la tua intenzione di voto, la tua posizione nei confronti del referendum del 12 e 13 giugno, che insomma decideranno una serie di cose a quanto pare importanti anche sotto il punto di vista ambientale? Allora, sicuramente questo non è un segreto, la mia posizione è sempre stata antinuclearista e perciò il referendum in questo senso non può che vedere il mio sostegno al sì. È importante andare a votare, è importante che si raggiunga il quorum, sono ormai troppi anni che non si raggiunge il quorum rispetto a questo strumento importantissimo di democrazia che è il referendum. In questo caso è ancora più importante andare a votare perché bisogna mandare un messaggio chiaro al governo centrale rispetto ad una strategia di pianificazione energetica nazionale.
Il nucleare è una scelta vecchia, molti la stanno abbandonando. È notizia di pochi giorni fa che la Germania entro il 2024 spegnerà l'ultimo reattore nucleare, perché se si fa il bilancio complessivo del ciclo di produzione delle energie nucleari, si capisce che l'energia nucleare non è conveniente come vogliono propagandare. Nella mattinata di sabato 4 giugno, una perdita d'acqua ha causato l'allagamento del magazzino di un negozio in via 20 settembre, costringendo la proprietaria a chiudere il locale. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno segnalato la perdita responsabile di Abbanoa, la situazione si è risolta solo grazie all'operato degli addetti del comune, inviati dall'assessore Gallinaro appena informato del danno. Domenica 5 giugno, al campo sportivo Pietro Secci, si è svolto il Memorial Nuccio Madaluno, il servizio di Andrea Nieddu. Si è svolto nel campo comunale dedicato al presidentissimo dottor Pietro Secci il memorial dedicato ad Antonio Nieddu e Nuccio Madaluno, due persone che dello sport hanno fatto un momento di vita. Infatti il memorial sono stati dedicati ai giovanissimi ad iniziare dai 5 per finire 10 anni circa. Come al solito sono stati ospitati molte squadre che di questo memorial conoscono l'eco di un memorial eccezionale, sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto dal punto di vista umano, dove centinaia di bambini si cimentano con il pallone solo per la gioia di partecipare, anche se per qualcuno c'è stato anche un pensiero alla vittoria. Un pubblico eccezionale ed anche plaudente ha caratterizzato le due giornate, che si sono svolte tutte all'insegna del fair play, con i ragazzi che, consci dell'importanza e dello scopo del memorial, hanno raggiunto livelli eccezionali sia sportivi che sociali. La presenza del vice sindaco dottor Michele Secci è stato il segno più tangibile che l'amministrazione, ma soprattutto l'uomo, è vicino ai ragazzi che sono il futuro di tutte le società. Anche il presidente dell'Ilva Maddalena, Bruno Useli, è rimasto contento della presenza di tanti ragazzi e di tanti giovani che saranno lo zoccolo duro del domani. Mauro Copadoro ha intervistato il presidente del Tennis Club di La Maddalena. Sono qui con Lello Brusa, presidente del Tennis Club Novelli. Siamo nel pieno dell'attività agonistica, è in corso l'incontro contro l'Arzachena nel campionato di Serie D. Ecco, facci un po' il punto di situazione. So che abbiamo tre formazioni, come stanno andando, quali sono le prospettive? Sì, abbiamo tre squadre, una in D1, una in D2 e una in D4. Sono tutti tranquilli, nel senso che abbiamo fatto dei campionati e sono quasi finiti, a parte quello della D4, però diciamo tranquilli perché la D1 adesso oggi gioca ed è una partita abbastanza tranquilla, nel senso che ci siamo salvati tranquillamente senza problemi. Anche la D2 oggi dovevano essere a Sassari, però poi alcuni infortuni hanno impedito di andarci e sono tranquilli anche loro, hanno fatto un campionato tranquillo e poi la D4 è purtroppo un po' più lungo, sono 8 partite anziché 4 come sono quelle della D2 e della D1, anche loro oggi sono vicino Sassari credo a giocare, però tutti, anche loro sono tranquilli. Il nostro interesse è quello di portare avanti il discorso tennis, insomma la Maddalena, visto che non è tanto conosciuto, probabilmente non è tanto praticato, anche se poi abbiamo una scuola che ha più di 45 bambini. Quindi insomma vogliamo far conoscere il tennis, non c'è solo calcio a Maddalena, c'è anche il tennis, questo vorremmo farlo sapere un po' a tutti insomma. No. Ecco, a proposito di tennis, un grande evento ormai alle porte, un po' un sogno di tutti gli appassionati della Gallura. Due parole su questa Coppa Davis che arriva ad Arzachena. È una bellissima cosa, visto poco fa parlavamo col presidente del Corra Cilvuna d'Arzachena, è una bellissima cosa portare il tennis così ad alto livello vicino casa Arzachena, soprattutto anche perché magari a Arzachena c'è più la possibilità di avere strutture adeguate per poter fare una cosa del genere, insomma. Maddalena non sarebbe mai successo, però meglio così, meglio la Sacchena, dai, così ci divertiamo tutti e ripeto, facciamo conoscere il tennis anche dove la gente non si avvicina molto al tennis, ecco, questo è importante, è una bella cosa. Grazie Lello, grazie. Grazie per averci seguito, arrivederci.